Sono Karanzaki, in arte Zacchino. Ho 19 anni, gioco a FIFA da FIFA 08 e con gli anni ho iniziato ad appassionarmi al mondo del competitive. La partita è iniziata molto bene. Buon gioco di gambe per liberarsi i due avversari. Lui trova l'imbucata per Mkhitaryan. Poi ho creato tante occasioni, però durante un'occasione... Grande intervento, attenzione, la palla però in aria per Dzeko. La rete bosniaco si gira e trova un gran palo. Prendo un palo che era un preludio a una brutta partita. Mkhitaryan ancora però per Dzeko, una buona palla dentro. Ancora lo scambio tra i due. Palla poi per Justin Kluivert. Finalmente riesco a trovare... un gran gol. Che con un grande sinistro sblocca questa partita al 61esimo. Al 63esimo rischio di andare sotto. Corre verso Kolarov, Pau Lopez. Che risposta del portiere spagnolo. Fino a un sospiro di sollievo e mantengo la partita sullo 0-0. Davanti al portiere però cerca un dribbling e lo trova. Pallone dentro per Edin Dzeko, il sinistro. Al gol sono esploso di gioia perché era un gol che ci voleva. Finta per lui, tocco dentro per Dzeko e questo è un gol meraviglioso, firmato Mkhitaryan. L'avversario era davvero tosto, questa vittoria veramente mi ha liberato di un peso, è un bel risultato. L'Olimpico adesso può alzarsi e festeggiare. Partita tiratissima contro un avversario veramente forte, mi sentivo la paura di sbagliare. Quindi non ho forzato la giocata e non sono riuscito a creare il mio gioco. Era una partita, un quarto di finale di Champions League. 90 minuti di una partita molto contratta. Mkhitaryan. Bellissimo gioco di gambe per Dzeko. Il tiro al volo e questa volta finalmente. Sì, realizzo il gol vittoria e vado a esultare sotto la curva. Giocata buona per Kluivert, tocca per Dzeko che si libera, benissimo di Smalling, prova il destro che non è il suo piede. Edin Dzeko, che giocatore, ragazzo col numero 9, mi porta subito in vantaggio nei minuti iniziali, gol importantissimo. Ancora per Mkhitaryan, spazio, attenzione, entra in area, gioco di gambe, destro sotto la traversa, imprendibile per Pau Lopez, trova il pareggio. Un grande avversario, non si scoraggia, è una bella azione, è un gran tiro di Mkhitaryan, riesce a pareggiare. Una buona palla dentro per Dzeko, Mkhitaryan, ancora lui, si libera benissimo, fingendo un passaggio per Dzeko, poi fa tutto da solo. Neanche il tempo di metterci in ordine, realizzo subito il gol del vantaggio. Prova una finta per liberarsi del difensore, poi torna sul sinistro. Pau Lopez l'ho visto un po' spostato sul secondo palo, tiro sul primo e realizzo il gol del 3-1. Dentro per Gabriel Jesus che vede arrivare di gran carriera Kluivert, un sinistro imparabile. Vado subito in vantaggio grazie a Kluivert con un gran mancino da calcio d'angolo. Questo gol mi permette di far scoprire le carte al mio avversario e gestire la partita come voglio io. Ancora Veretout per Mkhitaryan, anche lui una magia e di sinistro. Finalmente arriva il 2-0 grazie a un gran sinistro di Mkhitaryan. Una grande azione, gran fraseggio al limite dell'area. Dzeko va via sulla destra, vede Kluivert tutto solo secondo palo, il cross è ottimo e Kluivert realizza facilmente. Justin Kluivert, questa Roma, signori miei, è uno spettacolo. Un paio di movimenti, guadagna spazio, tocca ancora per Under, due finte anche per lui, il sinistro, palo e rete. Vado subito in vantaggio grazie a Under con un gran mancino. Il mio avversario era ancora un po' scosso dalla partita precedente, quindi decido di forzare subito l'attacco e vengo ripagato. Uno contro uno per Dzeko, gran palla al centro per Mkhitaryan, tocco di suola, salta il portiere, mette a sedere un altro giocatore, poi facile facile la spedisce all'angolo della porta sguarnita. Mkhitaryan, ancora lui, fa 4, appoggia la palla in rete dopo aver scartato il portiere e l'intera difesa. Non poteva che essere lui, l'ultimo realizzatore del torneo. E qui finisce una splendida finale, 4-1. E finalmente il primo posto è nostro. Zacchino è il nuovo campione. Ho provato tante emozioni, la gioia della vittoria, la paura del perdere. L'emozione più grande è stata la vittoria.